Amici di Tutto Sport Imolese, sono con Andrea Ufficiali del Circolo Scherma Imola, una grande società di scherma di Imola con grandi allenatori e grandi atleti. Com'è andata la stagione del Circolo Scherma? La stagione è andata molto bene, sia dal punto di vista agonistico sia dal punto di vista della partecipazione. Abbiamo incrementato anche quest'anno il numero degli iscritti, che arriva a toccare i 110, e siamo molto contenti di come è stata organizzata e svolta tutta l'attività. Fiora l'occhiello del Circolo Scherma Imola, chiaramente Matteo Tagliariol, olimpionico a Pechino 2008, che sta preparando la prossima Olimpiade a Tokyo 2020. Non c'è questo grande campione che, diciamo così, siamo riusciti a riabilitare. Abbiamo creato questo percorso insieme e il primo anno abbiamo già raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, e quindi abbiamo un Matteo Tagliariol che è numero uno del ranking italiano, è tornato in corsa, ha sfiorato più volte la finale in Coppa del Mondo quest'anno, è stata l'unica cosa che gli è mancata, però sicuramente siamo nella direzione giusta verso Tokyo 2020. Si allena in un ambiente sereno, tranquillo e molto qualificato, e questo sicuramente l'ha aiutato a diventare di nuovo al primo posto del ranking italiano. Sì, diciamo che a Imola, nella nostra società, per noi tecnici, per il clima che si è creato, ci sono veramente le condizioni ideali per dare la possibilità a un campione come Matteo di potersi allenare al meglio. Voi per la disponibilità dei maestri, delle nostre competenze, voi perché la struttura è eccezionale. Ma non c'è solo Tagliariol. Non c'è solo Tagliariol, infatti la prossima settimana saremo agli assoluti agoristi con Matteo, ma soprattutto è giusto spendere due parole per Alice Lambertini, che dopo soli 6 anni di scherma, avendo iniziato a 23 anni, è riuscita a qualificarsi per essere tra le migliori 40 d'Italia, quindi mercoledì agoristi saremo in gara con lei, per noi è molto importante. E anche il settore giovanile quest'anno è stato rafforzato e incrementato, ha visto incrementare anche il numero di iscrizioni. Esatto, siamo contenti anche per quello, abbiamo un sacco di ragazzini, quest'anno abbiamo preparato 27 ragazzini del 2007, che l'anno prossimo saranno tutti della stessa annata, inizieranno il loro percorso agonistico. Abbiamo fatto una finale con Pier Marco Secchi, che si è qualificato sesto ai campionati italiani under 14, e quindi anche lì diciamo che ci sono tutti gli elementi per pensare veramente di poter essere tra le migliori società d'Italia nel giro di pochi anni. I grandi campioni, il settore giovanile, ma anche la chicca dei master. Esatto, e adesso abbiamo Sergio Tuberoso, che è appena finito gli Europei Master, purtroppo arrivando ai piedi del podio. E Iris Gardini, anche lei si è avvicinata alla zona medaglia, ma non ci siamo riusciti. Adesso saremo tutti ai campionati italiani master, che partiamo proprio adesso, da questo momento andiamo a Belluno, partiamo adesso, sarò in gara anch'io, ci divertiremo e vediamo di portare a casa qualche titolo. Oltre a questi campionati master, i prossimi obiettivi per il finale di stagione? La stagione è praticamente finita e abbiamo sfiorato la partecipazione con Matteo ai campionati del mondo. Quest'anno non ci siamo riusciti, però sicuramente saremo lì per l'anno prossimo. Guarderemo, cercheremo di fare una programmazione, cercando sempre di migliorarci. Bene, allora ringrazio Andrea Ufficiali per la disponibilità, in bocca al lupo per il finale della stagione e per la prossima. Crepi il lupo e in bocca al lupo anche a voi.